Aldo, sono quasi le ore 18, guardo qui la chiesa dove mi trovo in questo momento, nelle vie artistiche di Chiavenna. In questo momento, come si vede, c'è un cielo stupendo, guardo di fronte cavalletti d'arte. Qui mi piace la vita artistica che c'è in questa città, provincia di Sondrio. Ecco i negozi, che belli, che belli, che belli. Sono qua, mi sto incamminando verso la stazione di Chiavenna, guardo ancora di nuovo la chiesa, i vicoli stretti, le abitudini della gente chiavannese, si dice così. Ho mangiato a proposito il salame di Chiavenna, era ottimamente buono, mi è venuto in mente adesso perché ho trovato la parola piatta degli abitanti, così pure il salame chiavennese, si dice così. E qui c'è un sacco di grotti, ristoranti. In questo momento mi sto avvicinando in un luogo stupendo, in un torrente, si sente il rumore. Guardare com'è bella questa città, guardare bene sottostante cosa ho nel mio occhio visivo, di fronte a me, nel mio sguardo, vedo un bel torrente di Chiavenna, come sapete tutto il nome. Guardare in questo momento su che ponte io sono, le montagne circostanti, e qua c'è un clima letteralmente fresco, si sente un'aria quasi rinfrescante che rigenera il corpo umano, la mente umana. Guardare quelle belle case, mi piacerebbe avere un appartamento così, in riva a un torrente mera. Ecco il nome appropriato del torrente di Chiavenna. Sono qui in questo momento, guardo ancora l'intorno di questa città e mi dirigo verso la stazione perché tra un quarto d'ora ho il treno. Saluto da questo punto di vista meraviglioso, direi eccezionale. Aldo in Val Chiavenna.